In carcere c'è sovraffollamento, c'è malasanità dentro, molto peggio che fuori. Ci sono malattie psichiatriche, ci sono condizioni di vita degradanti, ci sono suicidi, fin troppi, in un processo degenerativo che coinvolge detenuti e custodi, carcerati e carcerieri. E questo è il pianeta a parte che si chiama carcere. L'Associazione Nazionale Forense ha chiamato magistrati, direttori di case di pena, garante dei detenuti, avvocati, a confronto, una tavola rotonda, come si chiamano, su questo pianeta carcere dove, per cominciare, la salute è un caso a parte. Le assicuro che dentro è molto peggio, questo è il problema, che esistono delle norme che stabiliscono che il condannato detenuto debba avere delle cure al pari del cittadino libero. Purtroppo però questa norma è una norma inapplicata, perché non si riesce a garantire alla popolazione detenuta neppure quel livello minimo che già oggi viviamo per i cittadini liberi, quindi quello è uno dei problemi maggiori. Noi all'interno dei nostri istituti abbiamo tante problematiche, una delle più importanti da me rilevate è il problema sanitario. Infatti la popolazione detenuta all'interno dei nostri istituti nazionali e quelli abruzzesi presentano casi di problematiche psichiatriche, quindi l'intervento che si deve anche aggiungere a un sistema di ripensamento, potenziare i servizi all'interno dell'area sanitaria penitenziaria. È utile il carcere? Moltissimo, moltissimo. Io faccio questo lavoro da oltre 20 anni e numerosissimi sono i detenuti che mi dicono: per me è stato un aiuto, uno stop, ero in un momento in cui andavo fermato. Cioè, ci sono delle situazioni nelle quali, tipo la tossicodipendenza, oppure i furti seriali dovuti alla ludopatia, in cui hai bisogno di qualcuno che ti fermi. E il carcere è questo, che però poi deve cercare di partire da quello che manca, dalle carenze che hanno condotto al reato, per cercare di riempire quei vuoti. Sì, ma è utile in queste condizioni il carcere? Il carcere, così come è oggi, non riesce, secondo me, a svolgere quella funzione rieducativa che dovrebbe avere nei confronti di chi sta espiando una pena. Le problematiche che accennavo, cioè il sovraffollamento, la violenza, il disagio psichico, non consentono, diciamo così, a chi è dentro di migliorare, di cercare. C'è una scarsa tutela dei diritti del cittadino detenuto all'interno del carcere.